Edito dalla Compagnia della Stampa, presentiamo oggi questo volume scritto da Luca Barbieri, I gruppi sanguigni in tavola, ad ognuno il suo. La prefazione di questo libro è stata fatta dal professor Claudio Macca, presidente dell'ADI Lombardia. L'ADI che è un po' la più grossa associazione in tema di dietetica? Sì, è la più grande società scientifica a livello nazionale di dietetica e nutrizione clinica. La sezione lombarda è anche la più nutrita, con quasi 500 iscritti, e riunisce appunto tutti i professionisti dell'area della nutrizione clinica e della dietetica. Quindi Luca Barbieri lavora in collaborazione con voi? Sì, è una collaborazione che abbiamo aperto da più di due anni. E abbiamo sviluppato questa filosofia dietetica della cucina lineare metabolica a cui questo libro di fatto si ispira. La cucina lineare metabolica è una filosofia dietetica che è centrata sul paziente anziché sul dietologo, in maniera tale da costruire diete che siano gastronomicamente appetibili e gestibili anche da parte del malato. Professore, in questo volume si abbinano delle ricette ai gruppi sanguigni? Sì, questa teoria di Joe D'Adamo, che è un italoamericano che aveva sviluppato questa teoria dei gruppi sanguigni degli anni 50, non è completamente accettata dalla scienza ufficiale. Nella prefazione che io ho scritto con grande piacere per Luca, in questo suo ulteriore sforzo di elaborazione di questo libro, mi sono limitato a dire che pur non essendo accettata dai criteri scientifici, molti pazienti stanno bene con la dieta dei gruppi sanguigni. Questo non vuol dire che io come presidente ADI e come medico approvi la dieta dei gruppi sanguigni, però ci vuole un certo atteggiamento filosofico. Lasciamo che i pazienti vadano incontro a questo tipo di dieta, purché sappiano che un giorno potrebbero avere bisogno di un nutrizionista che risetti determinate questioni. Ci vuole un po' di apertura mentale. Un po' di apertura mentale, quindi non faremo la lotta ai vegetariani, ai vegani, purché sappiano che potrebbe venire il momento di una valutazione clinico-diagnostica di questi malati. Luca Barbieri ci ha ormai abituato a delle pubblicazioni un po', diciamo, diverse rispetto a quelle che sono tradizionali ricette che vengono pubblicate. È uno chef ricercatore? Sì, sono uno chef ricercatore, nel senso che abbiamo dato molta importanza con questo programma internazionale alla trasformazione della materia prima, che va praticamente a divulgare un messaggio molto concreto, sereno e semplice, dedicato a chi vuole restare in forma, a chi ha delle patologie e anche alla nutrizione clinica. In questo volume, I gruppi sanguigni in tavola, il lettore trova delle ricette abbinate proprio al gruppo sanguigno. Sì, sono delle ricette abbinate al gruppo sanguigno. Allora, la dieta del gruppo sanguigno ha una propria identità. Io non sono, tra virgolette, un intenditore di questa dieta, l'ho praticata, ho letto e c'è stato molto seguito in questi due anni che mi ha chiesto di poter realizzare delle ricette per il gruppo sanguigno. Difatti io ho interpretato le ricette, non la dieta di per sé stessa, dando una mano come interprete della cucina metabolica a divulgare un messaggio anche a queste persone, ma anche a me stesso, che ho provato e seguo alcuni consigli di questa dieta. Uno degli ultimi libri che aveva pubblicato sempre per la Compagnia della Stampa era quello dedicato ai celiaci, sì. No glutine. Sì, con la Compagnia della Stampa abbiamo fatto progetto No glutine e intolleranza a tavola, è stato presentato il 14 di settembre metabolicamente tra scienza e gastronomia, è un libro, l'unico libro a livello mondiale per la dialisi peritoneale, scritto a quattro mani col professor Macca, sempre editato da Massetti, che segue tutta la collana, seguirà poi tutta la collana e fondamentalmente c'è un grande riscontro. Noi intanto ringraziamo Luca Barbieri, voglio segnalarvi questo libro, I gruppi sanguigni in tavola, ad ognuno il suo, edito dalla Compagnia della Stampa.